Thank you.
Buongiorno a tutti, bentrovati a questo appuntamento che ci vedrà trovarci in questi primi tre giorni della Settimana Santa. Siamo qui nella Congiura di Anghiari per fare un momento di catechesi accompagnato dalle opere che abbelliscono la nostra Congiura. Oggi, lunedì santo, iniziamo con l'opera forse più grandiosa, almeno per quanto riguarda le dimensioni, che è l'ultima cena, o cenacolo, che è la stessa cosa, dipinta da Antonio Sogliani. Alcune indicazioni su questa opera: il cenacolo del Cristo fu opera della proprietà della Compagnia di Santa Maria della Misericordia di Anghiari. Ci sono le cronache con cui leggiamo che il 18 aprile del 1531 si riunì il capitolo della Compagnia proponendo che venissero eletti due uomini con l'autorità di poter commissionare una tavola di apostoli con il cenacolo di Cristo. I due uomini, Giovanni e Marco, raccontano loro in prima persona, andammo in Fiorenza e allogammo detta opera al maestro Giovantonio di Francesco Sogliani, dipintore fiorentino, per prezzo di ducati 100 e staia 50 di grano. È il 1531 e noi sappiamo che già nel 1533 Giovanni Antonio Sogliani chiama il suo maestro, uno dei suoi maestri, ad aiutarlo a dipingere questa tavola, niente poco di meno che Giorgio Vasari. E lo stesso Vasari annota, come dice, ricordo come addio 8 marzo 1533 Giovanni Antonio Sogliani, pittore fiorentino, mi chiamò a aiutarvi a finire un cenacolo a olio che doveva andare a Chiari, nel quale lavorai 10 giornate nel prezzo di grossi 2 al giorno che montò su di due. Allora, è la Compagnia di Santa Maria della Misericordia, quella che diventerà poi nel tempo l'attuale Confraternita Misericordia, nasce nel 1348 in Anghiari, in tempo di residenza, in qualche modo ci richiama un po' a questi tempi. Chiamata anche Compagnia Nera, poiché vestiva la cappa nera, come oggi ancora veste, la Misericordia del nostro paese. Sogliani, pittore, era un buon pittore del suo tempo, nasce nel 1492 e muore nel 1544. Lui a livello spirituale è influenzato dalle prediche del Savonarola, che a suo tempo era in realtà già morto, ma in Firenze si sentiva ancora l'eco di questa predicazione. I suoi maestri, Lorenzo di Credi, che era a suo tempo già allievo del Verrocchio, ed è un po' in un certo senso la continuazione della scuola di Leonardo da Vinci, che era già morto prima, 1519. Perché è importante sottolineare questi aspetti del Sogliani? Perché egli, con la sua caratteristica atmosfera melanconica, in un certo senso anticipa quelle che sono le indicazioni della Controriforma cattolica. Egli usa infatti un linguaggio figurativo immediato. Un altro aspetto che merita ricordare: Sogliani, noto per la sua pigrizia e per la sua lentezza nell'eseguire le opere, che, dice Vasari, se fosse stato più scaltro avrebbe riscosso sicuramente un maggior successo. La storia di questa opera, che viene quindi dipinta, trasportata da Anghiari e messa nella sede della Compagnia di Santa Maria della Misericordia. Nel 1785, perché la domanda è come fa allora a essere in propositura questa opera? Nel 1785 c'è la soppressione di tutte le compagnie religiose della Toscana ad opera del Granduca Leopoldo II. Con la soppressione delle compagnie vengono incamerate tutte le opere, gli arredi, i beni mobili ed immobili di queste compagnie, che erano a volte anche molto importanti. E per quanto riguarda la Compagnia di Anghiari, aveva
in sua dotazione questa opera del Sogliani che si completa, quella che vediamo adesso in video non è tutta completa, si completa con la lavanda dei piedi, che oggi non vedremo ma la vedremo domattina. E quindi questa opera sarebbe dovuta andare a Firenze, anche perché è ricercata e ritenuta di pregevole valore. Da Anghiari furono nominati Bartolomeo Testa e Carlo Tupi, in rappresentanza di tutta la comunità, per elevare una supplica diretta al Granduca, con la quale gli chiesero che due quadri rimanessero ad Anghiari. Il Granduca acconsentì, lasciando queste opere alla proprietà della comunità di Anghiari. Ed è interessante notare che queste opere grandiose e bellissime sono di proprietà del comune, anche se collocate nella chiesa della Propositura. Ovviamente sarebbe anche inutile, anacronistico, stare qui a discutere su di chi è la proprietà. La proprietà è di tutti, perché tutti ne possiamo godere. Andiamo un po' a parlare di questo quadro, che rappresenta ovviamente l'ultima cena di Gesù. Vediamo il momento proprio della cena. Gesù è al centro, in mezzo ai suoi 12 apostoli. Ma prima di entrare nel dettaglio del dipinto, merita capire qual è il momento che il pittore decide di raffigurare. Sicuramente abbiamo detto la cena, quindi l'istituzione dell'Eucaristia. Qual è il testo più antico in generale che parla della istituzione dell'Eucaristia? Non sono i Vangeli, ma è San Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi. Ed è un contesto particolare, perché non sta raccontando la cronaca della vita di Gesù come in realtà fanno gli evangelisti, soprattutto i tre sinottici, Matteo, Marco e Luca, che raccontano la vicenda storica di Gesù, e gli ultimi giorni raccontano appunto l'ultima cena e le vicende che seguono fino alla morte e la resurrezione. Dice invece San Paolo, prima lettera ai Corinzi, versetti 23-27: io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane e beve il calice del Signore sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Vorrei con voi sottolineare questa diversità. L'ambientazione nella vicenda storica di Gesù da parte degli evangelisti, quindi il contesto prettamente pasquale, mentre San Paolo, quando scrive questa lettera, ripeto, il testo più antico che parla della istituzione dell'Eucaristia, vuol dire che le comunità cristiane già celebravano ormai ordinariamente l'Eucaristia nella forma della cena. Cosa fa Paolo? Riprende gli abitanti di Corinto, perché avevano ormai già iniziato, siamo nei primi decenni dopo che Cristo era morto e risorto, nei primissimi decenni ancora i Vangeli non esistevano, riprende la comunità perché nota degli abusi durante il radunarsi della comunità, perché quando la comunità si raduna celebra che cosa? Sempre la Pasqua del Signore, perché la cena del Signore, che ricordo che è un altro modo attraverso cui possiamo chiamare la Santa Messa, la possiamo chiamare anche cena del Signore, è il modo per celebrare la Pasqua. Quindi ogni volta che noi ci ritroviamo per la celebrazione della Messa, celebriamo in realtà la Pasqua, passione, morte e risurrezione del Signore. E in che modo? Nella forma della cena. Infatti nell'evento pasquale, passione, morte e risurrezione del Signore, c'è anche compresa la cena, è l'inizio dell'evento pasquale. Anche gli evangelisti dicono di questo, ma dentro una cronologia che tra l'altro è difficile anche da capire,
perché noi oggi celebriamo il Trito Pasquale, e in che modo? Il Giovedì Santo, la cena, il Venerdì Santo, la morte, il Sabato, il Sepolcro, Domenica, la Resurrezione. E questo è, in realtà sarebbe superato, dovremmo averlo superato, ma ancora non ce l'abbiamo la capacità di superarlo, perché questa frammentazione degli eventi del Signore è ciò che ci hanno condotto gli ultimi 5-6 secoli di cristianesimo, cioè frammentare, per cui noi abbiamo anche separato la celebrazione della Messa dall'evento pasquale e abbiamo ridotto a volte la Messa solo al momento del sacrificio di Cristo. Ma il sacrificio di Cristo non è solo la morte, è la morte compresa, passione, morte e risurrezione di Cristo. Perché dico questo? Altrimenti, se non si facesse questa premessa, non potremmo capire a fondo la teologia che c'è dietro un'opera. Andiamo un po' a guardare insieme allora questo dipinto, che ci serva come meditazione e riflessione in questa nostra settimana santa. La mensa, siamo arrivati davanti ad una mensa evidente. Il pittore rappresenta il momento della cena con gli apostoli, che sembra dominata da una parte da una grande discussione. Se voi vedete, ci sono gli apostoli, ognuno parla per conto suo, parla con quelli che ha vicino, sembra che ci sia un gran parlare, una discussione che potrebbe essere seguita dall'annuncio del tradimento di Gesù, quando dice: qualcuno di voi mi tradirà. Questa atmosfera di discussione, quasi un po', volendo anche un po' con una cappa sopra di tristezza o di agitazione, contrasta quasi con i colori sgargianti degli abiti degli apostoli. Guardate che bei colori, soprattutto quelli al centro, dice Gesù e gli altri, dei colori bellissimi. Il restauro che c'è stato una decina, 15 anni fa mi sembra, ha riportato sicuramente in piena luce i colori di questi abiti. Gli abiti festivi, sì, è una cena di festa, è la cena della Pasqua. Gesù è entrato a Gerusalemme, l'abbiamo ricordato ieri nella Domenica delle Palme, per andare a celebrare la Pasqua, far festa della Pasqua. E come ogni buon ebreo, e come ogni buon ebreo sa, in realtà come ogni buon cristiano dovrebbe sapere, che la festa della Pasqua, prima ancora che come rito religioso, è un rito da celebrare in casa, in famiglia, intorno alla tavola. La Pasqua ebraica si svolge infatti in casa. Bene? E qui anche qui siamo in una casa. Il Vangelo ci racconta che Gesù chiede di andare in una sala al piano superiore, quindi vuol dire più dignitosa, addobbata con tappeti, insomma si fa una cena di festa. E in questa cena c'è una tavola che è imbandita, ovviamente in questo caso, solo con gli elementi della cena pasquale, cioè il pane, ma anche con un altro elemento che è quello del vino. Quindi sono i due elementi importanti che fanno parlare della Eucaristia immediatamente. Ma vedete, nelle raffigurazioni che seguiranno 600, 700 avanti, gli operatori faranno diventare sempre di più l'ultima cena come una messa, e vedremo più avanti, se noi potessimo vedere delle slide, vedremo nei dipinti di secoli successivi Gesù che durante l'ultima cena prende proprio un'ostia e la dà volta in bocca agli apostoli. Mentre in questa epoca qui, leggermente precedente la Controriforma, ma che ormai si è staccata da tutta l'arte figurativa del Rinascimento, non sono raffigurati degli elementi che disturbano l'oggetto del contenuto del quadro, cioè si vede la tavola e i commensali e ciò che c'è sopra, basta, non si vede cucina, chi serve, chi fa quello, chi fa quell'altro, mentre nelle cene del Rinascimento oppure quelle successive saranno piene di tantissimi altri accessori che in un certo senso disturbano anche. Gesù cosa sta facendo in questo momento raffigurato dal nostro sogliano? Gesù ha
aperto con una mano, e questa posizione di Cristo ci quasi riporta l'atto dell'accoglienza. Infatti, se la sua mano sinistra non è, il braccio sinistro non è aperto, in realtà lo è perché sta accogliendo Giovanni che è alla sua sinistra. Con la mano destra egli sta sicuramente dialogando con Pietro che è alla sua destra. Ma il gesto di Gesù è altamente significativo. Perché? Perché è un gesto veramente messianico, potremmo dire. Aprendo queste braccia, e vedete con la testa anche leggermente reclinata, assume già il connotato del crocifisso. E questo è un dato importantissimo, perché nella cena c'è già raffigurata la crocifissione, e quindi la morte, e quindi la risurrezione. Vedete quello che dicevo prima? La separazione degli eventi pasquali che noi facciamo a livello liturgico non aiuta. Infatti lo dobbiamo chiamare il triduo pasquale, perché dovrebbe essere una celebrazione, è una celebrazione unica. Nella cena del Signore, quindi anche nella messa, vi è contenuto tutto: passione, morte e risurrezione del Signore. E quindi vediamo già Cristo che da una parte è già il crocifisso e dall'altra parte è già il risorto, il vivente, colui che Paolo chiama il Signore, in greco o Kurios, il Signore, colui che comanda, colui che è già vivente. E in questo momento il Signore sta dialogando con Pietro, ed è impressionante vedere la faccia così sbigottita, ma soprattutto direi anche titubante, di Pietro, che vedete alla destra di Gesù con le braccia conserte, pensoso, quasi pensoso e titubante. Qual è il significato delle cose che adesso mi sta dicendo il Signore? L'esempio di Pietro è importantissimo, perché Pietro è alla destra del Signore, è il più vicino fisicamente, ma tutti noi rischiamo a volte di essere fisicamente vicino all'altro, ma in realtà distante, perché non accogliamo, non comprendiamo. Gesù sta parlando di ciò che accadrà poco dopo e Pietro dimostra paura, si ferma alla sua incomprensione. Guardate alla sinistra di Gesù cosa accade. Un'altra cosa, pur nella incomprensione del giovane Giovanni, vedete uno dei pochi che non ha la barba, segno della giovinezza, Giovanni sappiamo che era il più giovane, circa 15-16 anni, che pur in questa paura degli eventi che accadranno al suo amico, al suo maestro, si affida e mette la sua testa tra le braccia del Signore. Mi fido di te. E da qui vediamo già la differente modalità del vivere il proprio rapporto con il Signore, la propria fede. Ma ce n'è un altro metodo, un'altra possibilità che ci viene data. E il pittore, per raffigurare che questa possibilità è la più lontana, che sei proprio al di fuori della logica di Cristo, come fai a raffigurarlo? Raffiguri l'unico apostolo al di qua della tavola, col manto giallo e marrone, che ha in mano, non so se riusciamo a vedere, nella sua mano destra ha un sacchetto. Bene, questo è Giuda, che tiene in mano il sacchetto con i 30 denari, il prezzo che valse la morte e il tradimento del suo amico e del suo maestro Gesù, che con aria allo stesso tempo melanconica, perché capisce il dramma di ciò che sta accadendo, ma non è capace di guardare Cristo, che pure gli è di fronte, gli è praticamente quasi di fronte, ma è incapace di sostenere questo sguardo. E allora quello è l'unico quasi apostolo rivolto verso chi, come fossi io adesso, forse spostandomi leggermente qui, esatto, vedete dove sono io adesso, ecco, Giuda guarda me, guarda colui che guarda il quadro. Ed è un interrogativo forte per colui che si mette di davanti in silenzio a contemplare un quadro del genere. Come dire, io sono Giuda e ho fatto questo. E che vuoi fare?
che stai guardando questo quadro? Chi sei te in tutta questa cena? Ecco perché il centro della cena, dell'opera, oltre a essere Gesù con il pane, ma soprattutto è il contorno dei tre atteggiamenti. Ricordo, alla destra di Gesù c'è Pietro, alla sinistra c'è Giovanni che pone la sua testa come segno di affidamento nel petto di Gesù, e dalla parte di fronte c'è Giuda. Tre modi diversi per vivere il nostro rapporto con il Signore. Certo, l'iconografia ci ricorda sicuramente una ultima cena molto più famosa, che è quella di Leonardo da Vinci, che è stata dipinta nel 1495. Ecco, e riassume un po' lo stesso stile, Gesù al centro. A noi interessa sottolineare almeno un altro aspetto per quanto riguarda la tavola. Vedete la tavola, abbiamo detto che ci sono dei panni, ci sono i bicchieri con il vino, ma nonostante questo, anche delle bellissime brocche d'acqua, che anche l'acqua si mette nel calice per fare la messa, quindi vedete come questo richiamo, anche se sono brocche veramente realistiche, bellissime. Gesù in realtà ha un piatto davanti a sé, con altro cibo, perché ciò che il Signore ci dà è qualcosa d'altro in più. Non basta ciò che noi possiamo offrire, ma il Signore ci dà di più, anche se a volte è lo stesso pane. Quello che il Signore ci dà diventa sovrabbondante per la nostra vita. A conclusione del quadro, vediamo nella iscrizione della cornice superiore, con un latino che a volte viene abbreviato, Dei verba hoc est corpus meum quod pro vobis tradetur mandatum Dei institutio. È una serie di frasi, Dei verba, la parola di Dio, che dice hoc est corpus meum quod pro vobis tradetur, che sono le parole della consacrazione, almeno nel messale precedente. Questo è il mio corpo offerto, più che offerto è tradotto, consegnato, tradotto per voi. Poi attenzione, mandatum Dei istituzio, e questa istituzione è fatta per mandato di Dio. Vedete, è come il ricordare che ogni volta che celebriamo la messa e che il sacerdote dice questo è il mio corpo, si ricorda che in quel momento è il Signore Gesù che sta ridicendo questo è il mio corpo. Ecco perché ogni volta che celebriamo la messa noi partecipiamo, come ho detto fin dall'inizio, all'evento pasquale, perché entrare nella cena del Signore, la cosiddetta ultima cena, è entrare in tutta la Pasqua, in questa Pasqua che Gesù per l'ultima volta ha vissuto nella sua vita terrena. Gesù da buon ebreo celebra la Pasqua, il passaggio degli ebrei dalla schiavitù alla vera vita, ma anche noi attraverso la Pasqua di Gesù siamo chiamati a passare, a fare lo stesso passaggio, però non più dal Mar Rosso, ormai si passa attraverso Cristo. Chi sceglie di non essere dalla parte di Cristo fa come Giuda, che sceglie di stare dalla parte del mondo. Ecco perché è dalla parte di qua, della tavola. Allora, prima ancora che una perfezione morale, a noi il quadro dell'ultima cena ci ricorda che la cosa più importante è che ci salva, pur nella indecisione, nella paura, nel timore, nella non comprensione, è lo stare dalla parte di Cristo, dalla stare dalla parte di là nella tavola. Poi chi avrà più fede farà come Giovanni, che è capace di affidarsi totalmente, farai come Pietro, che a volte ti fidi poco e hai le tue titubanze, farai come gli altri apostoli che ora non abbiamo citato, però magari uno è affaccendato nelle sue opere, però ci sta, sei a cena col Maestro, sei a cena con lui.
questo passo ci aiuta sicuramente, spero che possa aiutare, ad entrare e a vivere ancora con più profondità la nostra Settimana Santa, che ricordo iniziata ieri con la Domenica delle Palme e che si sta muovendo piano piano fino ai giorni centrali del Trigo, è passione, morte e resurrezione del Signore. Cari amici, vi ringrazio per aver seguito con me questo momento di catechesi e di riflessione. Ricordo che abbiamo parlato della ultima cena del Sogliani che si conserva qui in propositura. L'appuntamento è domattina, sempre a mezzogiorno in punto, per l'opera che conclude questo quadro, che è il quadro della Lavanda de Chieri, sempre dello stesso autore, ma che è proprio la stessa opera. Però siccome è girata diversamente ne parleremo proprio espressamente domattina, l'appuntamento sempre a mezzogiorno. E per chi vuole ricordo che stasera ci ricollegheremo qui dalla propositura alle 5:30 per l'adorazione eucaristica e alle 6 per la Santa Messa. Buona giornata.